dicevo, amici, sarò velocissimo, com'è il mio uso e consuetudine. Per chi era qui presente qualche mese fa, abbiamo fatto dei giorni di lavoro nell'interesse di questo territorio e di questa città e di questa provincia. Abbiamo fatto in questo stesso salone dei giorni sulla giornata dell'economia e sulla conciliazione, dove abbiamo visto in questa sala cimentarsi e relazionarci e darci indicazioni docenti universitari, economisti, avvocati, e abbiamo avuto il piacere di aver chiuso la prima giornata dell'economia con la partecipazione del Ministro dell'Economia e dell'Innovazione Renato Brunetta. Allora ci siamo lasciati con un arrivederci, erano appena 2 mesi fa, infatti siamo qui quest'oggi per questo altro momento credo importante per noi, per le imprese, per questo territorio. Come vedete siamo di parola, quando prendiamo gli impegni li manteniamo. Quell'arrivederci di oggi, noi oggi ci saluteremo di nuovo con un altro arrivederci, perché il lavoro che questo ente camerale assieme al sistema camerale nazionale, a Unione Camere Sicilia, oggi con Rete Camere, vuol fare sempre nell'interesse del territorio e dello sviluppo di questo territorio. Oggi un tema abbastanza importante, voi sapete tutti che ormai da diversi anni si usa internet, un sistema che diciamo ha rivoluzionato il nostro modo di essere, di vivere e di confrontarci giorno dopo giorno. Però credo che questo sistema, dalle indagini che da qui a fra poco farà il direttore di Rete Camere, dottor Cipollini, che ringrazio per la sua presenza oggi a Trapani, ci resterà e ci dirà quali sono i pregi, i difetti, le cose che ancora dobbiamo fare. Noi abbiamo questo sistema che credo lo utilizziamo poco, non lo utilizziamo al meglio di come va utilizzato, e credo che non diamo un buon servizio per quanto ci riguarda alle imprese, alle istituzioni e quindi all'intera comunità. Quindi dobbiamo fare in modo e far sì che questo strumento venga utilizzato al meglio, soprattutto degli enti pubblici, nell'interesse, come dicevo prima, delle imprese di questo territorio. Vedremo da qui a poco i dati che saranno illustrati. Io fra l'altro ho il piacere di ringraziare questo bel parterre di relatori, ringrazio tutti per la loro presenza e la loro partecipazione. Non sono presenti stamattina qua purtroppo per impegni istituzionali il segretario generale di Unioncamere, però è rappresentato degnamente dal vice, l'amica Tiziana Pompei, che ringrazio per la sua presenza. Oggi il presidente di Unioncamere assieme al segretario sono ricevuti dal Presidente della Repubblica per illustrare questo anno di lavoro delle Camere di Commercio italiane, quindi del sistema camerale. Quindi mi auguro che avremo da parte del Capo dello Stato quella fiducia e quel rispetto che ha sempre mostrato nel sistema camerale nazionale. Quindi amici, vi ringrazio ancora per la vostra presenza, vi auguro un buon lavoro, ecco, e ci vediamo presto per qualche altro impegno importante per lo sviluppo di questa terra, di questa provincia in maniera particolare. Grazie ancora per la vostra presenza.